Sia lodato Gesù Cristo. Celebriamo oggi con tutto l'ordine francescano la festa di Santa Elisabetta d'Ungheria. Una principessa che a 4 anni era già promessa sposa di un re. Il Langravio di Turingia, una regione centrale adesso nella Germania, Luigi IV di Turingia. E tutta la sua vita comincia proprio dalla grazia sacramentale di questo matrimonio. Fu un matrimonio davvero felice. Non perché era basato sulla passione estetica, sentimentale, l'attrazione fisica, ma perché evidentemente era basato sulla stessa fede e sullo stesso amore di Dio. Era un matrimonio alleanza, un'alleanza non solo politica, come era costume, e ancora oggi forse tra le famiglie reali, era un'alleanza teologica. Si sono uniti questi due giovanissimi sposi per formare una famiglia cristiana, dove brillassero innanzitutto le virtù di Cristo e della sua Santissima Madre Maria. A 15 anni Elisabetta si sposò. Suo marito ne aveva forse 5-6 più di lei. Si sposarono perché le famiglie combinarono questo matrimonio. Siamo distanti anni luce dallo stile dei fidanzamenti di oggi. Neanche parlare oggi dalle nostre parti di uno stile così avulso dal rispetto dei sentimenti e del libero arbitrio dei giovani. Ma a quel tempo era così. I matrimoni erano stabiliti e combinati dalle famiglie. E spesso questo accadeva non solo tra le famiglie reali, ma era un costume comune. Ho un amico nigeriano in Inghilterra, e anche lui si è sposato così. Ha trovato un lavoro in Inghilterra e la mamma gli ha trovato una sposa e gliel'ha presentata e si sono sposati e hanno fatto un matrimonio felice. Non voglio adesso giudicare quale sia il metodo migliore. Non voglio assolutamente inoltrarmi in questa problematica, ma voglio semplicemente porre un punto interrogativo su alcuni luoghi comuni che oggi sono vissuti come un dogma di fede, come una prassi indiscutibile, ossia che i matrimoni siano fondati sull'attrazione fisica, sull'attrazione estetica e non su valori ben più profondi e ben più duraturi e ben più stabili e solidi. Questo è il punto, cari fratelli.
Il matrimonio cristiano, se non torna ad essere un matrimonio fondato sulla virtù della castità coniugale, dell'amore puro e casto dei fidanzati e dei coniugi, che si devono amare innanzitutto nel Signore, che devono amarsi nel rispetto reciproco, l'uno dell'altro e reciprocamente nel rispetto della legge di Dio. Se non torniamo a coltivare nei nostri giovani queste virtù, questi valori, questi principi, temo che andremo sempre più di male in peggio, perché le statistiche sono impressionanti e sconfortanti. La maggior parte dei matrimoni dei nostri giovani, basati appunto sull'attrazione più della carne che dello spirito, nella maggior parte sono destinati al naufragio, sono destinati alla distruzione. E chi ne paga le conseguenze, molto spesso, sono i bambini. Elisabetta e Luigi erano due sposi felici, perché si sono uniti innanzitutto per amore di Dio. E nell'amore di Dio si rispettavano, e nell'amore di Dio si aprivano alla vita. Il Signore li ha benedetti nei pochi anni che sono vissuti assieme con tre bambini, tre figli. L'apertura alla vita, l'accoglienza della vita. Questo è il legame che consolida ancora di più l'affetto reciproco tra i coniugi. Ma quello che è, come dire, impressionante nella vicenda umana di Santa Elisabetta e del beato Luigi, perché anche suo marito gode fama di santità, pur non essendo ancora canonizzato ufficialmente, era la fiducia massima che Luigi aveva in sua moglie. Una fiducia basata sulla ammirazione delle sue virtù. Non solo non c'era l'ombra della gelosia, ma c'era la fiducia massima per quanto riguarda le attività caritative di sua moglie. Luigi, come era costume per i principi di quell'epoca, era un uomo d'armi. Ha passato la vita a combattere. E alla fine morì in crociata, non sotto i colpi delle cimitarre, ma falciato da una febbre probabilmente malarica nel sud Italia, ad Otranto. Nel 1221 si sposarono e nel 1227, sei anni dopo, Elisabetta rimase vedova. E visse la sua vedovanza per altri 4 anni, morì nel 1231 all'età di 25 anni. Ma sia durante la sua vita coniugale felice, sia durante il suo stato di onorevole vedovanza, quello che risplendeva in lei era il grande amore di Dio, che si traduceva in una vita regolare di preghiera, intensa, profonda, e da questa preghiera, da questa sua adorazione costante di Dio, presente dappertutto, ma in modo particolare fisicamente, corporalmente presente nelle chiese, questa giovane principessa attingeva uno sconfinato amore, una sconfinata compassione per le sofferenze degli ammalati e dei poveri. Tanto
da istituire ospedali, case di cura, dove lei stessa provvedeva a qualcosa come 900 ammalati, che venivano curati, alimentati, ospitati a sue spese. E tutto questo con l'avallo incondizionato di suo marito. E nota il suo biografo, senza che mai Elisabetta si mettesse in opposizione al suo marito, con una concordia mirabile. Questa concordia, cari fratelli e sorelle, dobbiamo chiederla a Santa Elisabetta per le nostre famiglie cristiane, perché non ci sia mai il dissidio, la contrapposizione, la rivalità tra marito e moglie. Ci sia nelle nostre famiglie l'unità nella concordia, nell'amore e nella pace. E tutto questo Santa Elisabetta poté realizzarlo grazie a un aiuto straordinario che divenne dall'ordine francescano. Siamo quasi contemporanei a San Francesco. San Francesco morì nel 1226 e dopo 5 anni morì anche Santa Elisabetta. Siamo proprio lì. Ma i francescani, già vivente San Francesco, avevano riempito l'Europa con il loro stile di vita evangelico, nella perfetta letizia di una vita illuminata dalla parola del Vangelo. Attratta dall'esempio di questi santi fraticelli, Elisabetta non esitò ad entrare nel terzo ordine francescano, che oggi si chiama Ordine Francescano Secolare, ma sono due sinonimi perfetti. Che cosa ha da dire oggi l'Ordine Francescano Secolare agli uomini della nostra società? Qual è il messaggio sempre attuale di San Francesco, che si rivolge non solo ai consacrati, ma anche alle famiglie, anche coloro che vivono nel mondo? È il messaggio di San Francesco che Elisabetta accolse senza esitazioni e senza reticenze. È il messaggio di una vita non solo amante dei poveri, ma amante della povertà. Sembra un controsenso parlare di questa virtù evangelica in una società che corre al guadagno, votata all'accumulo del benessere materiale. Eppure, cari fratelli, il Vangelo, Gesù, la Madonna, l'esempio di San Francesco ci insegnano a non porre il nostro affetto, non porre la nostra fiducia nelle cose di questo mondo. Se vogliamo amare i poveri, prima dobbiamo amare la povertà e scegliere uno stile di vita povero. Anche se fossimo nati in una famiglia benestante, anche se fossimo gli amministratori di grandi beni, lo stile della nostra vita deve essere povero, semplice, umile, perché le ricchezze di questo mondo non danno la felicità a nessuno. E se Dio ne ha date di più a qualcuno e meno ad altri, è perché delle ricchezze
si faccia uno strumento per compiere il bene, uno strumento per il regno di Dio. Ed è questo il messaggio di Santa Elisabetta, e questo il messaggio di San Francesco, questo il messaggio dell'ordine francescano secolare: vivere una vita povera per amare i poveri e per compiere con l'aiuto della provvidenza di Dio le opere della carità che lo glorificano al di sopra di ogni altra cosa. San Francesco, nella sua regola, insegna ai frati a lavorare con spirito di orazione e di devozione, in modo da non estinguere in noi l'unione con Dio, alla quale tutte le altre cose temporali devono servire. Lavoriamo, sì, siamo cittadini attivi di questo mondo, collaboriamo anche per il progresso materiale di questo mondo, ma sempre in vista di quella ricchezza vera che è la grazia del Signore, alla quale corrisponde la gloria del paradiso. E con Santa Elisabetta e con San Francesco impariamo questa bellissima preghiera che dovremmo recitare sempre davanti a Gesù sacramentato e nei momenti decisivi della nostra vita spirituale. Rapisca, ti prego, o Signore, il tuo amore, la mia anima, da tutte le cose che sono sotto il cielo, perché io muoia per amore dell'amore tuo, che ti sei degnato di morire per amore dell'amore mio. Sia lodato Gesù Cristo.